Bella a tutti, ragazzi, benvenuti su Amity Marzi. Siamo qui a Warframe. Allora, io ci sono delle novità, ne trovo molto succose. Per questo, io credo che posterò questo video, diciamo, in un arco temporale molto vicino a quello precedente. Se vi ricordate del secondo sogno, perché ci sono delle cose importanti che rivoluzionano un po' il gioco. Che siccome gli sviluppatori di questo gioco ci stanno veramente lavorando tanto, perché io quasi tutte le volte che l'avvio devo fare praticamente un aggiornamento, e nonostante questo gioco sia molto, secondo me, molto bello, anche se farmone a livelli allucinanti, hanno cercato di variare un po' la tematica del gioco, perché il gioco consiste nel entri in una mappa in cooperativa con altri giocatori che possono essere del clan o no, fai la missione che devi fare, che sono sempre quelle 4, 5, 6 missioni da fare, e poi esci prendi praticamente il premio e poi esci dalla mappa. Puramente farm. Hanno aggiunto una modalità, secondo me, che cercano in qualche modo di far assomigliare il gioco ad un GDR tra virgolette open world, anche se poi non sarà mai open world perché il gioco non è studiato per essere open world. Però secondo me è molto carino perché abbiamo un villaggio. Do you remember the old war, operator? Se Order noi seems to andiamo qui have è Purazione misplaced those Gol. memories. Chest 1. Sono disponibili stanze multiple. Quindi noi entriamo. Allora, ragazzi, eccoci qua. Qui siamo in una specie, come adesso vedrete, una specie di villaggio, come se fosse quasi un GDR open world. Quando ci sono quelle villaggi che si usano come oasi per commerciare e scambiare, e qui hanno cercato di riprodurre più o meno la stessa cosa, che secondo me è un'idea molto molto carina, forse un po' quello che mancava a questo gioco per, diciamo, sopperire un pochino alla ripetitività del gioco, perché poi alla fine, cioè, il gioco è molto vario per quanto riguarda tenno, abilità, armi, tutto quello che vi pare, però comunque alla fin dei conti è ripetitivo come gioco, anche se potenzialmente infinito, perché c'è una marea di cose da trovare e da fare. Però, come vi ho detto prima, le missioni sono 5 o 6 tipologie di missioni, sono quelle. Poi chiaramente con ogni tenno cambia, vedete, questo è proprio come se fosse un villaggio. Noi possiamo comprare e vendere oggetti. Vedete, qui non c'è combattimento, come se fossimo praticamente un mercato. Vedete, qui possiamo forgiare, sfogliamerci. Qui va reputazione. Noi dovremmo fare delle missioni per ricevere la reputazione. Ne ho provata una, ho preso 1200 di reputazione. E qui noi possiamo prenderci tutti gli elementi per farci una determinata spada, una determinata arma che poi vedremo piano piano. Poi c'è l'offerta giornaliera, perché qui, come se, sì, hai ragione te. Come sapete, qui pagando risolviamo tutto. Possiamo comprarci anche le spille da balia per metterci il pannolino in questo gioco qua. Quindi, giustamente, essendo un free to play, poi loro, che le microtransazioni quasi si sprecano, però più o meno quasi il 90% di quello che è in gioco giocando si può ottenere. Il 90%, perché poi magari gli slot per i tenno, gli slot per le armi, certe cose speciali, no, quelle vanno comprate per forza, però I pay you un in favore silver. personale, Watch your step out there, reputazione. killer. Ghouls are Ok. sprouting. You go in. Taglie, se You noi watch andiamo your a step taglie, out there, vedete, ci killer. sono le You come. Ghouls missioni. are Queste sprouting. sono ripetibili, si possono fare in continuazione. Qui ti dà 100 endo, che è buono 100 endo. Una reliquia, lite, che a me non serve perché ho più o meno tutto.
Poi questa Hunter Arenaline, poi frammento del, quindi una carta nuova, frammento del diario, Hunter Munition, Stuba schema, che è lo schema di un'arma che l'ho già presa, e Hunter Track. Quindi ci sono ben tre carte nuove, una bronzo, un argento e una oro. Reliquia elite, però livello 15-25, l'ho fatto, non è niente male. L'altra è 40-50. Vedete, qui da ricompensa 1200, qui da 2003, però di beccare 300 endo, reliquia neo che mi serve e altre carte differenti. Queste però secondo me è un po' troppino, forse con lui ce la posso anche Couldn't fare. get anyone to take Ma that on. tentiamo. Early lunch for council. Quindi Everything I know about these noi ghouls andiamo qua. comes from a corpus rogue scientist who Attendiamo che masquerades qualcuno somewhere si unisca. obsessed with ghouls. Prima He lui me said l'ha they fatto pull secrets out of automaticamente, the io non ground. so se adesso me So lo farà still, although he automaticamente met di my nuovo, dad, sembra di sì, perché vanished one day, in alta sinistra leaving sono his già in notes behind. 4. Killer, you deal with these things, Ok, and I'll siamo in share his gruppo. notes with you. Se qui si apre, io partirei pure. Ok. A me questa modalità piace molto perché differenzia parecchio dalla solita modalità. Entri in una mappa prestabilita, fai la missione prestabilita e te ne vai. There's the officer. Anche Capture them. se sono molto più rapide, perché poi in questo gioco qui quello che conta, che cos'è questo? Quello che conta è la rapidità, perché essendo un gioco molto formone, più fai le missioni rapidamente, più ti prendi il premio rapidamente e prima te ne vai, perché magari quella stessa missione la dovrai fare nel tempo un milione di volte. Quindi loro l'hanno studiata in questa maniera qui, per questo giustamente. Questo essendo, diciamo, un po' più open world, che poi vabbè non è open world perché non è che puoi fare quello che ti pare, alla fine hai sempre un obiettivo da raggiungere, quello è, non è che ti puoi mettere a raccogliere i fiori, per esempio. Però Our captive appears varia non-verbal and does not abbastanza, mean he has no ok? secrets to La prima share. tappa è I'll stata update you fatta, on si my divide progress. in 4 fasi. Quindi io ancora devo arrivare laggiù, io fondamentalmente I non need you to capisco take out perché local loro arrivano concentrations sempre of prima e ghouls sono before sempre we can begin l'ultimo. our final assault. Cioè, loro partono proprio, non è perché, cioè Pull up Rai the nell'ento, signatures in the ok? soil Però near your loro partono location. proprio Locate and prima. eliminate the threat. Questa è. Both devices draw Credo energy che questo from ci home aiuti o no? ballists. Non lo Make use so, of them. non mi faccio molte domande. Ecco, io tanto corro e basta. Gli altri stanno praticamente facendo la missione da soli. Ma sono arrivato. Minchia, 44. Qui. Qui devono essere bravi gli altri, perché se si confida su di me siamo rovinati. Comunque certo gli do una mano anch'io. 94 per me è troppo. Madonna però. Questo. Ghouls Ragazzi, e remain. Keep moving. qui c'è della gente tosta, mica rango 7 come me, che poi è tipo un mese che sono a rango 7 e non mi riesce a fare, Careful. Subterranean ghoul è quella là signatures che è and lots of illuminata, them. non mi riesce a fare praticamente la missione d'abilità più passare al rango 8, quindi vi potete rendere conto come siamo messi, cioè proprio al lumicino. Però ragazzi, ognuno fa quello che può. Poi vabbè, in questo gioco qui ci sono le persone da 1000-2000 ore, in questo gioco qua io ne ho solamente 200, insomma, 200 e qualcosa. Questo gioco qui con 200 ore non fai niente, non sei nessuno. Ok.
Vabbè, comunque l'importante, ragazzi, è che gli sto dando la mano, non è quello che mi interessa. Comunque vedete, è molto più... Questo che sono, eh? Tra virgolette, open world. Aglio. Rispetto al solito. Perché questa mappa qui è veramente, veramente grande. Poi, chiaramente... L'obiettivo è sempre obiettivi, gli obiettivi sono quelli, vai da una parte all'altra. E buonanotte, però diciamo è una maniera un po' differente. Allora, questo, poi ci sono anche dei nemici nuovi, perché non li avevo mai visti questi. Due fucili da cecchino al posto delle braccia. Strano. No, questo è il nostro. Si sta capendo una secchia. Meno male che Rhino, che a lui gli fa una pippa qualsiasi cosa, quindi va bene. Però non ci sto capendo veramente niente. Spero che non laghi, ragazzi, poi dopo che ho registrato, perché sta succedendo veramente un inferno. Che casino! Vabbè, insomma, Hunter Synergy. Andiamo a vedere cosa. 520 di reputazione guadagnata, fase 2 completata. Quindi queste missioni qui sono abbastanza più lunghe rispetto a quelle normali e dà, come ripeto, un'idea, ragazzi, di open world. Un'idea, cioè proprio... Non ha funzionato, forse perché non hai messo l'altro collegamento? Un'idea da di open world, non è open world, ragazzi, perché gli open world sono altre tipologie di giochi. Però c'è questa mappa molto grande, il fatto che c'è il villaggio, dà un po' un'idea. E poi secondo me mi piace, perché comunque diciamo, ecco, una sfumatura di open world. Studio, qui c'è della roba brutta, non si sa. Poi è un, secondo me, ecco, un primo approccio, perché anche gli sviluppatori andranno a tentativi, ragazzi, non è che molto probabilmente, se tengono questa modalità, che non saprei sinceramente come chiamarla, ma se tengono questa modalità, poi sicuramente inseriranno. Cioè, fare una mappa così enorme per andare semplicemente da un punto all'altro sembra quasi uno spreco. Secondo me poi aggiungeranno tante cose. Ok, tante synergy, un'altra, ma si chiamano tutte uguali. Va bene, quindi adesso 3 di 4. Ok, sempre delicato, Rhino, eh? Qui ci vuole un Otenno che siano rapidi, tipo Nerza. Vi ho messo anche la velocità del 30% in più, va come un fulmine quando corre. Però a questo livello qui con Rhino mi sento più sicuro. Ma che... Guarda questa alle spalle. Aggiù. Ho salvato la buccia, hai visto? Aggiù. Ma che cavolo? Che cazzo? Ma che, chi è che spara queste... Ma guardalo laggiù. Ma guarda questo, ma chi è? Come lo prendo io questo? Minchia, un tagliatore! Mamma mia, 3 ore ci ho detto così. Faccio tirare su questo. Cacciomi tu! Oh! Pure te, vieni qua.
sbagliate qui. Livello 50 sono tosti, ragazzi, eh. Che poi anche... aiuto. Anche le armi che ho messo sono tutte abbastanza potenziate. Ora non è che sono chissà cosa, però... ok, qui è finita. Ce ne sono già andati. Fase 4 di 4. Il premio non l'ha dato, però. O l'ha dato. Bene, dai, dai, Reno, dai. Questo che girottola così... come se niente fosse. Che è che mi tira ste missilate? Ma che cos'è? Ah, dobbiamo difendere qua la scavatrice. Una parola. Ma chi è che spara ste missilate? Non ci capisco niente. Ma che cos'è? Non ci capisco niente. Ma poi chi è? Guarda questo. Mamma mia, che bordello assurdo. Ma dove sono? Guarda questo. Oh, Neo, relica Neo, buono. 760 di reputazione. Fase 4 di 4, quindi dovrebbe essere finita. No. Qualcuno è a terra e non sono io, sono niente. È morto subito. Vai Rhino, che non hai paura di niente. E poi si fa. No, due, due, due. Va bene, noi... aglio, basta. Noi diciamo che abbiamo finito, no? Dove a terra? Dove, dove? Ma che casino. Questo è una batteria, un casino sto guardo. Io no. Vabbè, ci ho provato. Spero che non mi butta fuori, che ho... posso rianimarmi. Ok, sì, 4. Ragazzi, ti rianimi e buonanotte. Adesso ci ha messo a 1000 metri. Ci vediamo in fondo, ragazzi, dai. Allora, ragazzi, siamo tornati indietro, ma praticamente mentre stavamo uscendo ci aveva dato un'altra missione, la potevamo accettare, ci dava qualcosa in più, però non abbiamo fatto in tempo, peccato. Ha dato 2200 crediti, che sono abbastanza pochi, pensavo almeno un 10.000, 20.000, va bene, però ci ho dato relica Neo, relica... un'altra reliquia Neo, che è buono, due in un colpo non è male. Ferrite, questo Grokdrul, che è un elemento nuovo, circuiti, Nistlepod, che è nuovo, Rubedo e Radite, credo, anche questo credo sia nuovo. Poi ci ha dato questa carta qua, più 5 legame critico, set bonus 06, non so a cosa si riferisce, penso forse ho delle armi o ho delle mod qua. I compagni infliggono il 25% di danno extra ai nemici affetti dall'effetto taglio. Va bene, gioco di parole. Io credevo che mi dasse una mod, una bronzo, una oro, un argento, invece no, queste sono tutte quelle, diciamo, vecchie che già conosciamo. Sì. E va bene, comunque, ragazzi, è questo. Se adesso volessi fare un'altra cosa, vado di nuovo da lui, per esempio, e posso scegliere una cosa o la stessa missione, volendo, si può fare all'infinito. Allora, qua ragazzi, vediamo la nostra reputazione. Io ho 3350, perché ho fatto quella da 1200 e poi da 2003, credo.
battaglie, volendo noi possiamo di nuovo fare o la prima o la seconda, o possiamo... Ah, però vedete, qui è un'altra, aspetta un po'. Perché... Che, aspetta un po', è diversa, perché salve disertori gol. 15-25. Eppure un grande sito di illuminazione gol, quindi sempre riguardo i gol. Poi qua cambia, perché qui va 5-15, ti dà cose diverse. Anche gara chassis, ragazzi, che qui vanno fatti tutti. Poi qua, quindi questo quanto riguarda l'artefatto rubato, greener, quindi questo è goal, questo è greener, gara sistemi, gara chassis, gara neuroottiche. No, qui ti puoi fare praticamente gara, te lo dà completo. Gara chassis, gara sistemi, gara neuroottiche. Figo, ragazzi, figo. 20-40 è anche fattibile, perché poi comunque non essendo da solo si può fare. Reliquia neo, 300 endo, ma bellissimo. Cattura al comandante, 40-60. Quindi questo per quanto riguarda greener. Allora, sono praticamente due goal e poi tutto greener. Vanno aumentando, vedete? 5, 30, 40, 50, 60. E 60 è Furas Right Schema, che non so che cos'è, però adesso è una cosa ottima. Un'altra mod, Levante Idol Schema, che non so cosa servono, però io gara qui me lo voglio fare, ragazzi. Va bene, comunque direi che per il momento è tutto. Questa modalità mi piace, anche perché, vi ripeto, è un po' diversa. Avevamo intrapreso il secondo sogno, direi è il momento di lasciarlo un attimino da parte. Andiamo a farci questo, perché c'è comunque lo schematico di gara che a me mi interessa, c'è lo chassis, c'è tutto, credo. E comunque lo voglio provarle tutte le missioni, perché mi piacciono. Mi piace questo genere leggermente, questa sfumatura leggermente diversa. E ho anche paura che siano cose a tempo. Non vorrei che magari poi gli sviluppatori decidessero di toglierlo, quindi preferisco fare tutto al volo. Magari, ovviamente, registrerò tutti i gameplay. E quindi, ragazzi, spero vi sia piaciuto. E lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Sì, hai ragione. Va bene? Posso? E ci vediamo, mi fa concludere. Ci vediamo alla prossima. Ciao, bellissimo.